Ciao, oggi ti porto con me a fare il collaudo di una pompa di calore geotermica. Nello specifico, si tratta di una pompa di calore acqua-acqua, cioè che utilizza l'acqua di falda per riscaldare casa e l'acqua calda sanitaria. Allora dai, clicca sul tasto Mi piace e partiamo. Il COP delle pompe di calore geotermiche, ma soprattutto quelle acqua-acqua, è molto elevato, superiore sicuramente alle pompe di calore aria-acqua. Questo perché utilizziamo l'acqua di falda con una temperatura costante durante tutto l'anno. Anche d'inverno, quindi anche se fuori fanno meno 20 gradi centigradi, l'acqua di falda si mantiene costante intorno agli 8, 10, 12 gradi, dipende un po' dalla zona. Però sono pochi i fortunati che hanno la falda comoda, cioè tra i 15 e i 30 metri. Oppure che hanno già un pozzo realizzato, oppure rimanendo sempre nelle pompe di calore geotermiche, avere la possibilità di un terreno vicino a casa per poter stendere le sonde a 1,20 m di profondità. Il vantaggio delle pompe di calore geotermiche è soprattutto nella costanza della temperatura della sorgente termica. Quando invece le pompe di calore ad aria, a gennaio, dicembre, febbraio, soffrono perché al di fuori abbiamo 0, 2, 5 gradi e magari un tasso di umidità molto elevato, costringendo quindi la pompa di calore a fare degli sbrinamenti, con le pompe di calore geotermiche gli sbrinamenti non esistono, perché abbiamo una temperatura costante durante tutto l'inverno. Questo permette di consumare meno energia rispetto a riscaldare una casa con una pompa di calore ad aria. Un altro vantaggio di una pompa di calore geotermica è che non hai unità esterne, quindi tutto si concentra dentro il locale tecnico. Bene, sono arrivato in cantiere e adesso ti farò dire dall'installatore cosa ha realizzato. Eccomi allora arrivati dove ci sono i ragazzi che stanno ultimando l'installazione della pompa di calore geotermica. Andiamo a vedere cosa stanno combinando. Qui sotto c'è il pozzetto dove andiamo a pescare l'acqua dalla falda. Eccoci qua, ciao Rudy. Ciao. Allora, siamo venuti qui a collaudare la pompa di calore geotermica. Geotermica intendo acqua-acqua. E allora spiega come ha fatto l'impianto in modo da far capire anche a chi ci vede cosa si può fare. Adesso qui siamo ancora in fase di installazione, dobbiamo ancora finire quello che è il solare e quello che poi è l'isolamento stesso dei bollitori. Allora, in questo caso c'è la pompa di calore, la nostra pompa di calore, questa geotermica, da 10 kW nella fattispecie. Questa qui, tramite l'acqua che preleviamo da un pozzo, andiamo a produrre quella che è l'acqua calda sanitaria e quella che è l'acqua poi che usiamo nei circuiti miscelati di riscaldamento e in quello diretto che va sui termosifoni. Sono tre spalle saliente. Per quello che riguarda poi il bollitore, noi qui abbiamo un bollitore che nella parte superiore è un sanitario, invece nella parte inferiore è un bollitore tecnico di acqua di riscaldamento, da dove poi noi andiamo a spillare per dare acqua al collettore. Altro di particolare non c'è, in questo caso abbiamo deciso di inserire un pufferino nell'acqua che entra dalla falda in maniera di essere sicuri di avere un flusso più sufficiente dentro la pompa di calore e quando inizia a lavorare la pompa di calore andiamo a smaltire quella che è l'acqua fredda direttamente su una fontana esterna. Il tutto funziona bene, al momento adesso si vede dal grafico stiamo facendo quella che è l'acqua sanitaria, vediamo un attimo qual è la temperatura di scaldamento. Qual è la temperatura di ritorno della pompa di calore? Qual è la temperatura del bollitore dell'acqua calda sanitaria? Qual è la temperatura esterna? Poi, volendo, entrando nel menu, si può vedere quella che è la temperatura di mandata effettiva, quella che è la temperatura di uscita dell'acqua dal pozzo e quella che è la temperatura dell'acqua in entrata. E sicuramente questa macchina qui è molto avvantaggiata perché sia d'estate che d'inverno avrà un ingresso dell'acqua di 9,3, nessuna pompa di calore può pesare nei mesi di dicembre 9,3 gradi esterni di continuo. La fortuna del cliente in questo caso è stata questa, ovvero avere acqua di falda disponibile già prima di fare l'intervento con la pompa di calore.
Ovvio che non avrebbe senso costruire un pozzo da 100 metri per pescare l'acqua e installare poi la pompa di calore. Però se hai già a disposizione un pozzo con acqua di falda, utilizzarla per riscaldare casa, riscaldare l'acqua calda sanitaria e fare anche raffrescamento è veramente un'ottima opportunità. Ed eccoci qua. Il collaudo l'abbiamo fatto, la macchina è partita, abbiamo fatto una prova in riscaldamento e adesso la macchina sta andando in acqua calda sanitaria, la terremo monitorata da remoto, come sempre, sia noi che l'installatore e ovviamente anche il cliente. Una cosa che non ti ho detto nel video è che abbiamo sviluppato questa pompa di calore con una tecnologia particolare, ovvero il box in box. Tutto il gruppo frigorifero è installato in modo da essere tolto molto velocemente dalla macchina ed essere riparato in officina, in modo che se abbiamo un problema sul gruppo frigo, quindi sul circuito del gas, non abbiamo bisogno del frigorista e possiamo fare un intervento di assistenza molto molto rapido, portando velocemente in cantiere un box nuovo, sostituendo quello vecchio e riparandolo poi in officina. L'altro punto di forza di questa macchina specifica è la silenziosità. Veramente, quando abbiamo registrato il video, era accesa e minimamente si sente il compressore funzionare. È una macchina veramente silenziosa. Bene, dai. Allora, se hai domande specifiche per il tuo caso, scrivile nei commenti qui sotto. Sarò come sempre io a risponderti di persona. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video.